Qui allora, prossimo relatore Andrea Tosato. Che non ha nulla a che vedere con Giulia Tosato, il gruppo. entrambi me hanno entrambi mi hanno chiesto di dirlo. E, Andrea, ciao Andrea, benvenuto. Sei muto? Ah, stavolta è toccato a te, non a me. A posto così. Scusate, ma qui tra un pezzo e l'altro ovviamente il mutuo parte sempre. Grazie mille per la puntualizzazione della questione di parentela perché è fondamentale. Perché è non fondamentale, sa mai. Sì, è sì. fondamentale. Non, non partiamo subito con la, con la parte tecnica, visto che Serena ha fatto comunque un escursus molto, molto veloce di tanta tecnologia. Riflettiamo un attimo, e quindi adesso andiamo con un po' più di calma e sicuramente vedremo una, una sessione. Un po' Più interessante ma con molta calma, eh, quella, quella di oggi. Perfetto. Sici? Allora, guarda, se tu sei già così carico, io ti lascio parlare, poi riprendiamo a chiacchierare dopo. Perfetto, perfetto. Allora, io vado con un po' di calma, ci prendiamo qualche minuto poi per eventuali domande e quindi eh, partiamo con un po' di introduzione. La sessione di oggi, e quello che vedremo, sarà molto molto pratico. Io ho presentato e ho inserito nelle slide eh, solo disegni. Quindi sono andato veramente molto, eh, molto sul pratico proprio perché Project Tai è comunque uno strumento abbastanza nuovo. Andiamo un po' nell'introduzione di Project Tai e capiamo esattamente che cos'è. Facciamo le classiche prime due slide di presentazione che sono io sono andato a usato sono Microsoft MVP, questi sono eh, i riferimenti che poi vi lascerò in ultima slide ma entriamo subito nel capire che cos'è Project Ty. Project AI è eh, un sistema che Microsoft ha inventato per cercare di eh, cambiare quello o comunque dare un'opzione un ulteriore al sistema di Docker Compose. Eh, oltre al sistema di Docker Compose ci sono veramente tante altre funzionalità. Consente di containerizzare le nostre applicazioni, di eh, rilasciarle. In, in un ambiente produttivo, di eliminare alcuni file, alcune parti che non sono necessarie in ambito di sviluppo, come ad esempio il Dockerfile, e, e tutto questo lo ha fatto principalmente per gli sviluppatori.NET, non eh, solo per sviluppatori.NET, proprio perché. Eh, c'è la possibilità anche di andare a utilizzare questo strumento eh, per tecnologie diverse. Eh, e oggi vedremo esattamente degli esempi. Eh, partiamo con eh, una carrellata sugli esempi più semplici che solitamente eh, possiamo trovare nelle nostre applicazioni. Andiamo a vedere degli esempi più pratici. Vediamo anche lo strumento di sviluppo che eh, ci aiuta a eh, utilizzare le nostre applicazioni, a debaggarle. In particolare utilizzeremo Visual Studio Code e non Visual Studio e già qui eh, capiamo che c'è già un po' una distanza dal vecchio mondo o comunque dal mondo classico di sviluppo per uno sviluppatore .NET e C-Sharp. E in più eh, andiamo a vedere anche degli scenari, alla fine della sessione, degli scenari proprio di deployment, quindi non solo per la parte di sviluppo ma anche per la parte di rilascio. Innanzitutto, che cos'è TI? TAI non è altro che eh, una command line, niente di più, niente di meno. Quindi, è un classico eh, file, eh, con, file eseguibile con delle DLL, perché è scritto in, eh, in linguaggio.NET. Questo ci consente di portarlo in ogni pipeline, che sia di continuous integration ma anche di continuous deployment, proprio perché è una console. Si può integrare direttamente anche con le GitHub Action, eh, basta scaricarsi i direttamente sull'agente di build e poi da lì si fa tutto direttamente da riga di comando. Andiamo a vedere gli scenari più semplici. Allora, il primo scenario è la single page application, ovvero noi abbiamo la classica applicazione Angular che viene ospitata in un container come eh, la possiamo ospitare tramite Nginx. Quindi eh, semplicemente deployiamo i file statici su Nginx, creiamo il nostro container, un po' eh, classico come, come approccio, e poi andiamo a utilizzare quello che è un API. In, eh, negli esempi di oggi gli API sono solo .NET, però eh, l'approccio può essere utilizzato anche per API, non, non .NET pure. Il simboletto che vedete qua sotto è proprio quello di project I, che troverete anche su Visual Studio e in questo scenario abbiamo un utente che va a richiedere quindi informazione, eh, c'è un, un classico container per il front-end e uno per il back-end. Poi eh, andiamo eh, a vedere questo scenario. Secondo scenario, un attimino più complesso, è quello di un ingress, ovvero abbiamo più container che eh, tra di loro hanno dei microservizi, quindi diciamo che eh, hanno ne, all'interno della loro logica dei microservizi che eh, effettivamente implementano della business logic, però davanti ad essi eh, abbiamo eh, una, un ingress, quindi eh, di per sé eh, l'utente va a richiedere le informazioni a questo ingress, l'ingress lo, eh, lo gira, lo direziona verso il container corretto. Ovviamente l'ingress può essere usato eventualmente anche per... Eh, scenari più complessi di due API come eh, in, questa, in questa immagine. Questo è il secondo scenario che andremo a vedere nelle demo. Eh, altri scenari sono eh, scenari che possiamo trovare all'interno dei sample di TAI, che sono un attimino più eh, settorizzati, come delle function, come eh, delle altre applicazioni che vedremo poi nelle, nelle slide di, di chiusura. Però eh, adesso. Entriamo subito con, eh, con delle demo, quindi entriamo a vedere che cos'è effettivamente TAI, da come si compone, che file dobbiamo implementare o comunque scrivere per gestire tutto quello che ci serve eh, per eh, utilizzarlo. Quindi andiamo ad aprire il nostro Visual Studio Code, abbiamo eh, un'estensione che è proprio l'estensione di TAI, e vediamo qui, basta installarla direttamente da Visual Studio Code. Andiamo a eh, vedere oggi, quindi partiamo dalla, dalla prima demo che abbiamo visto. Quindi la prima demo è quella di Angular. Eh, Un'applicazione molto semplice, abbiamo eh, la nostra app che vedete che è un'app Angular. È molto molto semplice, molto banale perché alla fine non è altro che eh, un componente, molto eh, brutale, vedete che non è altro che un titolo e un, un elenco. Molto molto semplice quindi la complessità non è nell'applicazione Angular ma è proprio nell'infrastruttura. Oltre a questo abbiamo l'API, l'API è una classica API.NET quindi eh, se non sbaglio 3.NET 3.1, sì, ad core 3.1. Questo non significa che la 5 o la 6 che uscirà il mese prossimo non possono essere utilizzate. E di questo poi abbiamo anche una libreria di share perché. Perché ovviamente quando andiamo a eh, sviluppare con Dockerfile tutte le librerie devono comunque essere inserite nel container. Quando si va a compilare, comunque bisogna andare a fare il restore dei pacchetti. E in questo caso, bisogna portarsi dietro il file di progetto. E quindi un po' di complessità quando andiamo a lavorare con diverse librerie o eh, comunque su progetti che non sono solo una. Un, un unico servizio ovviamente il Dockerfile eh, ha bisogno di un'aggiustatina, non è più quel Dockerfile semplice, ma comunque diventa un attimino più complesso. In questo caso, con Project AI non dobbiamo più eh, dedicarci al Dockerfile, quindi il Dockerfile nei progetti.NET non, non ci serve più, lo possiamo cestinare. L'unico Dockerfile che viene utilizzato in questo caso è quello del. Ehm, di Angular perché? perché ovviamente deve essere montato all'interno di un Nginx, come vediamo qui a riga 8, deve essere compilato e eh, deve essere, innanzitutto, bisogna installare i pacchetti che servono ad Angular e, ehm, e poi, scusate che lo ingrandisco, vediamo perfetto, eh, quindi Nginx eh, node che ci consente di installare. E di fare il build dell'applicazione Angular e, e poi la parte di configurazione di Nginx per ovviamente andare ad ospitare quella che è la nostra eh, applicazione frontend. Perfetto, quindi TIE dov'è? TIE è proprio un file YAML. TAI YAML. Come lo si compone? Innanzitutto è, è un file che va a descrivere dei servizi. Eh, questi servizi non sono altro che nel nostro caso due, le frontend. Il nostro servizio, quindi .NET, in questo caso ha un nome, ha un path, andiamo a puntare direttamente al, al file di progetto, quindi classico csproj, andiamo a, eh, eventualmente ad aggiungere dei binding che consentono quindi a TAI di aprire le porte per accedere o comunque per far dialogare questo container con l'esterno. Andiamo a definire dei binding anche per l'applicazione Angular, però la differenza è che qui invece che l'attributo eh, project abbiamo eh, Dockerfile. Perché? Perché dobbiamo andare a puntare al Dockerfile, il quale ci consente di compilare, di portarci dentro il nostro Angular e così via. Andiamo quindi anche ad esporre i protocolli, in questo caso vediamo che eh, la nostra applicazione. Eh, espone a livello di backend quindi un protocollo https su una porta 5001 eh, e quindi eh, diciamo che la nostra applicazione come andiamo a, eh, ad eseguirla andiamo a fare un build tie run questo è tutto quello che serve per mettere in esecuzione la nostra applicazione la prima cosa che fa è tie build quindi compila l'applicazione Tyran non fa altro che metterla, una volta compilata, metterla in esecuzione. Quindi eh, il tutto va a confluire su cosa? Su dei container. Quindi apriamo il nostro bellissimo Docker e vedete che qui sta iniziando a creare dei container. La nomenclatura dei container la gestisce direttamente Ty e eh, hanno dei, dei nomi ovviamente eh, un po' parlanti fino a un certo punto, perché poi ci appende ovviamente delle stringhe aggiuntive. Una volta che i nostri container sono up, eh, noi che cosa facciamo? Possiamo utilizzarli, però come li utilizziamo? Andiamo a sfruttare quella che è a tutti gli effetti la nostra eh, estensione di Thai su Visual Studio. Su Visual Studio abbiamo eh, nella sezione Thai Application, che è l'unica eh, che ci serve. Abbiamo Project TIE che alla fine con il pulsantino eh, ci consente di aprire una dashboard. E io ve la apro qui: eccola qui. Nella dashboard abbiamo le informazioni che TIE ci mette a disposizione. Vedete che lui ha caricato quello che è un progetto, e il tipo è proprio un progetto. Ci dà anche il binding, in questo caso eh, l'HTTP. Quindi se io ci clicco sopra, qui in teoria c'è il mio backend. E poi abbiamo un container, perché container? Perché abbiamo direttamente agganciato il docker file che ci espone la nostra applicazione qui direttamente su, uh, su questa porta. Qui ci dice welcome to Nginx perché, perché all'interno del sample eh, l'applicazione è stata messa in una sottocartella. Andiamo a vedere l'applicazione e il corrispettivo se eh, vediamo in maniera corretta Abbiamo la nostra applicazione nella, nella parte di sorgente, quindi nella parte dei componenti. Vedete che c'è un title e una lista di movie. Quindi qui c'è il title e qui c'è una lista di movie. Chi è che ci dà effettivamente queste informazioni? Ce le dà il nostro backend, quindi la nostra API. Quindi la nostra API è molto semplice: qui c'è un controller il quale va a recuperare tramite questo servizio una serie di informazioni diciamo che io voglio mettermi in breakpoint qui dentro e eh, posso andare tramite tie a dirgli attaccati al sistema quindi con un bottoncino lui va effettivamente ad attaccarsi al container va ad agganciarsi a tutto e quindi quando io vado a refreshare la mia, il mio frontend se il sistema si è eh, agganciato, vedete che mi porta al mio breakpoint quindi non devo configurare nulla che non sia TAI stesso che me lo dà a disposizione, non devo più agganciarmi a file strani o cos'altro, ma direttamente tramite TAI io ho la possibilità di andare a eh, mettermi in debug. Questo funziona per eh, ovviamente per tutte quelle API che eh, mi dà a disposizione con il codice sorgente. Ovviamente eh, ciò che è container purtroppo non posso raggiungerlo come codice sorgente. In questo caso l'applicazione la, Angular, visto che fa dei giri strani, non posso eh, debuggarlo. Ok, eh, questa è la prima demo, molto molto semplice. Quindi io mi stacco dal debug e andiamo a vedere nella parte terminale quella che è la seconda eh, applicazione. Quindi, Seconda applicazione, datemi un secondo. Ok, eh, andiamo a eh, cambiare ovviamente il path e recuperiamo un attimo. Eh, chiudo la console, chiudendo la console vado a eh, spegnere direttamente, spegnere a termine tecnico i, i container. quindi Vado a stoppare tutti i container, vengono rimossi, una volta che è tutto ok il terminale mi viene dato indietro e una volta che il terminale mi posso spostare. Quindi vado sull'apps uh, with ingress, in questo caso abbiamo un'applicazione basata direttamente eh, su, eh, sul mio bel backend, torno, torno all'informazione, all quindi abbiamo un ingress e due API, l'API A e l'API B. Ok, quindi in questo caso abbiamo una cartella application a e una cartella application b e il file tile. In questo caso ovviamente oltre alla sezione dei servizi che è uguale principalmente a quella di prima, l'unica aggiunta che abbiamo è che abbiamo anche un'opzione di replica, quindi io posso andare anche a replicare il numero di servizi. Questa informazione ci è utile perché poi quando andrò a fare deployment su Kubernetes... Quella particolare informazione andrà a creare e generare automaticamente il file YAML per il deployment. Quindi, io una volta che ho creato questo file YAML, eh, avrò automaticamente anche la conversione, non solo dell'utilizzo del Dockerfile, di come si va a comporre e come viene creato il container Docker, ma anche come la deploy direttamente su Kubernetes. Quindi, anche la, il descrittore eh, effettivo di. Come devo deployare l'applicazione su Kubernetes viene automaticamente generato in una cartella temporanea e poi lanciato da Tai, quindi non devo neanche preoccuparmene. La cosa aggiuntiva è che proprio c'è anche una sezione ingress dove eh, vado a definire un binding, in questo caso della porta 8080, eh, -80, vado a definire delle regole oltre ad oste e altre cose che in questo caso non mi interessano e per il pat a vado a puntare all'applicazione a per il pat b vado a, a puntare all'applicazione b quindi andiamo a fare il nostro classico tie run ovviamente senza carattere strano ok quindi a tutti gli effetti io adesso se torno sul mio tie vedete che sta creando un po di cose e nella parte di Visual Studio ci dà le due applicazioni che io posso ovviamente debuggare, quindi mi posso attaccare direttamente all'applicazione, oltre alla sezione dei other services, gli other services di per sé è il mio ingress, quindi l'ingress non viene deployato come container, adesso in teoria dovrebbero arrivare tra poco, non viene deployato tutti gli effetti come container ma è eh, una logica che gestisce direttamente TI. quindi a tutti gli effetti è una semplificazione che TAI mi dà. Una volta che io ho creato quindi il tutto e tutto è app, vedete che a livello di TAI dashboard io ho i miei binding, ma ho anche le mie repliche. Quindi se vado direttamente nei container, qui non vedo niente stranamente, però io qui ho l'ingress, se vado sull'ingress vedete che, eh, ovviamente mi risponde 404, ma se vado sulla rotta slash A mi risponde l'applicazione A. Vedete che c'è hello from application A e qui mi dà effettivamente eh, l'istanza dell'applicazione A. Se io riesego questa, va a rispondermi l'altra istanza. Quindi, visto che ho creato due repliche, tai mi aiuta anche eh, tramite l'ingress a dirigere il traffico e a gestire anche queste due, queste due repliche. Perfetto, quindi ovviamente se io ci metto un bel B, lui va sull'applicazione B. Quindi effettivamente l'ingress funziona, ridiriziona in maniera corretta. Se io faccio B slash qualcosa, ok, vedete che anche la sezione path viene presa correttamente. Ok, quindi anche la seconda demo è andata, perfetto. Quindi, oltre a questi ci sono degli scenari aggiuntivi. Abbiamo Azure Function, eh, su TAI c'è anche un'estensione per DAPR. DAPR è un framework che eh, Microsoft sta portando avanti per la gestione dei microservizi. Un framework che consente uno sviluppo, tra virgolette, abbastanza. Eh, indipendente dal deployment finale, quindi ci sono una serie di componenti che possono essere attaccati tramite dei file di configurazione e quindi eh, se io vado a gestire un, un sistema di pub sub posso attaccare un Redis, un Rabbit e così via direttamente tramite un, file, eh, tramite un file YAML e questo mi aiuta nel caso in cui dovessi deployare la mia applicazione su infrastrutture eh, differenti. Detto questo, quindi abbiamo Azure Function, abbiamo Dapr, abbiamo la possibilità di tirar su anche servizi esterni, quindi un Redis, un Rabbit, un Mongo e così via. Che altri scenari abbiamo? Abbiamo sicuramente, come dicevo prima, la possibilità di caricare dei servizi esterni, basta eh, definirli all'interno del file TAI e tramite questi poi possono essere utilizzati. Abbiamo la possibilità di utilizzare anche tutta quella che è la gestione di OpenTelemetry, quindi il tracciamento della telemetria delle applicazioni. Basta andare a eh, installare quindi tutto quello che è il container, zipkin o eh, similari che gestiscono tutta quella che è la parte di exporter di OpenTelemetry. E questo mi aiuta perché, perché tramite lo standard V3C. Eh, questi, questi sistemi di OpenTelemetry vanno a raccogliere quelle che sono le metriche delle, eh, delle mie applicazioni quindi vanno proprio a eh, vedere e monitorare quello che è lo stato complesso perché abbiamo un sistema complesso perché questo tai oltre a eh, tirare su un singolo container si spera che funzioni su un sistema a microservizi quindi più di un container quindi tramite OpenTelemetry Vengo aiutato a gestire un sistema complesso e questo effettivamente è il punto e eh, la nota eh, a favore di, di questo sistema. Andiamo alla parte quella più interessante e più complessa, visto che la parte di sviluppo l'abbiamo vista. Eh, tutti gli esempi che abbiamo visto oggi sono direttamente eh, inseriti su GitHub, li trovate sul repo di TAI, anzi andiamo subito a vederli. Fatemi vedere un attimino il browser dove ho tutto. TAI lo potete trovare su GitHub, eh, proprio a .NET slash TAI. Nella cartellina sample ci sono tutti gli esempi che abbiamo visto oggi, ma eh, anche aggiuntivi. Vediamo che gli esempi sono proprio quelli che troviamo qui, quindi con Elasticsearch, con la parte di... Open Telemetry con i distributed tracing e così via. Abbiamo la possibilità di utilizzare Dapp, come dicevo, Azure Function, ma l'ultima cosa che poi eh, tra poco vediamo è la parte di utilizzo di AKS e GitHub Action, quindi è un'altra cosa che ci viene in aiuto. Non è solo AKS, ma è un qualsiasi sistema eh, dove c'è Kubernetes che, eh, che gestisce effettivamente eh, tutti i container delle, della nostra applicazione. Abbiamo ovviamente anche dei eh, tutorial base dove si possono aggiungere a tutti gli effetti eh, Redis e così via. Un'altra cosa che non abbiamo visto è proprio ehm, in queste demo qui, non ci sono solo quelle, ma ci sono anche delle demo un attimino più complesse, quindi c'è quella di voting dove c'è anche una UI e così via. Un'altra cosa che non abbiamo visto è proprio un pacchetto particolare per gli sviluppatori .NET che si può inserire all'interno del sistema per cercare di, ehm, di dialogare con TAI e recuperare delle informazioni a livello di configurazione. Quindi non soltanto gli environment, ma anche altre informazioni che ovviamente sono dipendenti da TAI. Con quel pacchetto installato direttamente sul nostro container, noi possiamo gestire al meglio tutta quella che è la parte di configurazione del, e del setup della nostra applicazione. Oggi non mi addentro in questo esempio, però eh, c'è una, una unica libreria proprio per gestire queste cose ed è proprio sì, eh, lo scopo è quello di cercare di mettere eh, lo sviluppatore in condizione di utilizzare degli environment e degli altri strumenti proprio per lo startup dell'applicazione. Dell Tramite, tramite ovviamente TIE. Andiamo avanti con l'ultima demo di oggi, quindi vado a stoppare tutto quello che abbiamo visto fino adesso. L'ultima demo di oggi, fatemi vedere, è questa, in particolare front-end, back-end, qui abbiamo una semplice applicazione di back-end e una semplice applicazione di front-end, la lanciamo visto che ci siamo. Quindi io lancio il mio Tyran, lo lancio con queste due applicazioni, front-end e back -end. Il front-end non è un front-end single page application, ma è un'altra applicazione eh, web che riceve delle informazioni, eh, le traccia e il back-end ne riceve delle altre e le traccia a livello di, eh, di risposta. Tutto, tutto molto semplice, fatto proprio direttamente nel, nello startup, se non erro. Vedete che il front -end non fa altro che... Andare a fare, eh, vediamo un attimo, c'era la l'HTTP client verso eh, una, una chiamata eh, verso la route del back-end. Vedete che qui c'è proprio la definizione dell'HTTP client e va ad aggiungere delle informazioni del, eh, sul front-end, quindi su, su lui stesso, più va a recuperare delle informazioni eh, dal back-end. Quindi niente di impossibile diciamo una demo molto molto semplice e niente di che andiamo quindi a vedere a questo punto come funziona io vado direttamente su eh, su questa particolare eh, questo qui è l'output proprio del front end nudo e crudo sono delle, delle semplici informazioni vedete che c'è il nome del mio pc eh, recuperato dal back end c'è l'informazione del front end niente di più niente di meno quindi se io vado a Refresciare queste informazioni non cambia assolutamente nulla. Vedete che a livello di back-end abbiamo due repliche, a livello di front-end ne abbiamo una sola. Ora lo scopo è quello di portare questa infrastruttura direttamente su AKS. Quindi io ho creato il mio eh, su Kubernetes Service su Azure, il mio AKS eh, in questo caso è vuoto, proprio eh, non c'è nulla eh, di, eh, di rilasciato particolare quindi ho creato anche il mio container registry di azure sul quale andrò a rilasciare i miei due container che abbiamo visto prima il container registry andiamo a vederlo subito dovrebbe avere già eh, vedete qui dei repository perché ho fatto delle prove prima vado a cancellarlo perfetto in questo caso io vado a, a lanciare che cosa devo lanciare il comando eh, per il deployment quindi il comando per il deployment è tie deploy tie deploy ci faccio un menu i perché lo voglio interattivo eh, perché lo voglio interattivo perché devo inserire l'unica informazione effettivamente eh, che a tie serve in questo caso è proprio qual è il container registry effettivo quindi capite che non è tanto legato a un Azure eh, Kubernetes Service ma è legato direttamente a uh, un sistema che ha un container e poi uh, l'output è un output che va verso un orchestratore di tipo Kubernetes. Io quindi inserisco questa, uh, questa informazione su uh, container day, lui va a compilare i miei, uh, le mie immagini docker e poi fa il push, quindi docker image. E la manda direttamente su un container registry. Una volta che, eh, da container registry, io ho eh, le informazioni, eh, lui va a eh, crearmi, come dicevo prima, in una cartella temporanea dei file YAML per il deploy su AKS, eh, quindi su un Kubernetes. Questo ci è veramente molto d'aiuto perché io non ho più la necessità di utilizzare dei file YAML, non devo scrivere il file YAML di deployment e così via. Ci pensa a tutto uh, il file di TAI che aveva descritto il sistema. In questo caso, con queste due informazioni, io ho descritto quante repliche voglio del back-end, quante repliche voglio del front-end e questa cosa la deve portare tale quale sia sul mio Docker che effettivamente è sul mio Kubernetes finale. Niente di più, niente di meno. Ok, quindi qui ha pushato quello che è il back-end, l'ha taggato, vedete che è 0.10, adesso sta compilando il front-end che è un'applicazione di per sé molto molto base, molto piccola, ci impiegherà più o meno eh, lo, stesso, lo stesso tempo. Vedete che qui ha verificato tutta la parte di Kubernetes, vedete, e ha scritto in questa cartella temporanea i file, YAML, che poi lui effettivamente ha eh, portato su, eh, su Azure. Come faccio a dire questa cosa? Innanzitutto perché ha pushato, e qui rivediamo che abbiamo il back-end e front-end. Ma come seconda cosa, se io vado a refreshare il mio eh, Kubernetes Service, io ho il mio back-end con due su due, quindi ho due repliche. E il mio front-end che effettivamente ha una replica sola. Quindi eh, a livello di age abbiamo questo deployment che è stato fatto 34 secondi fa, quindi a tutti gli effetti il sistema mi ha portato direttamente su AKS, quelli che sono i miei container eh, Docker a tutti gli effetti. Bene, questa qui era eh, la funzionalità che eh, vi volevo mostrare a tutti gli effetti oggi, che altri impatti ha questa funzionalità? Eh, abbiamo anche un impatto eh, a livello di continuous deployment, perché, perché se io vado a gestire il mio, eh, il mio codice su GitHub, GitHub, Azure DevOps o qualsiasi strumento voi eh, utilizziate, tramite Tai, Tai lo si installa direttamente con un, una riga di comando. E quindi la potete usare da PowerShell, dalla command line e così via, poi ve la mostro a livello di documentazione, tramite questo eseguibile che viene scaricato sull'agente della macchina di build, eh, va a fare il deploy sul container registry, in questo caso Azure, ma può essere un qualsiasi altro container registry. Una volta che le immagini sono sul registry, sempre Ty si preoccupa di generare i file YAML, i quali vanno a definire tramite questi file, le impostazioni su Kubernetes Service e poi quindi vanno a stabilire e a tirare in piedi quella che è l'infrastruttura finale a tutti gli effetti. Questo è, è effettivamente uno strumento completo dalla parte di sviluppo fino al deploy che sia unico perché ha un'interfaccia unica che è un file YAML che ci consenta di partire dal giorno zero di sviluppo fino al deploy con un unico strumento che alla fine è la command line di Ty più il file descrittivo YAML. Eh, in questo momento è uno strumento che non è ancora definitivo, nel senso che eh, non è eh, in, in release ma è ancora in preview. Per installarlo andiamo subito sulla documentazione, c'è cioè il classico Get Started. Vedete che eh, è necessario avere sulla macchina quello che è .NET, quindi con .NET Tool Install si va a installare questo tool su, eh, sulla macchina con .NET, va a installarlo, in questo momento la versione eh, attuale è la 010 alfa, quindi è uno strumento che ormai ha più di un anno di vita perché è uno strumento nato eh, più di un anno fa. Eh, ci stanno lavorando molto, ci sono release quasi mensili o bimensili, a seconda del periodo, perché anche eh, gli ingegneri di Microsoft fanno farie. E, eh, e quindi eh, effettivamente è uno strumento sul quale puntare. Quando eh, verrà rilasciata la versione definitiva, effettivamente eh, ancora non si sa, però c'è una roadmap eh, già. Eh, a buon punto nel senso che ci sono veramente molte componenti interessanti per questo strumento, come abbiamo visto prima, e quindi sicuramente è eh, uno strumento sul quale puntare, nonostante la versione alfa di, di utilizzo. Bene, questo era eh, più o meno la, eh, quello che oggi vi volevo trasferire, aspettate che torno sulla, sulla schermata. Eh, vi ringrazio. Quindi siamo eh, a tutti gli effetti alla conclusione della sessione, eh, vi lascio i miei indirizzi sotto sui, sui vari social e profili professionali. Eh, se avete domande immagino che ora ci sia eh, la possibilità di, di farle, eventualmente se... Eh, eccolo, eh, eventualmente se eh, c'è qualche necessità possiamo tirare fuori anche qualche, qualche altro sample, abbiamo una decina di minuti giusto Francesco se non erro? Sì, 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 dieci minuti quindi a tutti gli effetti eh, la, la sessione di oggi volevo proprio dimostrare che con un unico strumento abbiamo la possibilità dalla parte di sviluppo alla parte di deployment di utilizzare una pipeline completa con una CLI eh, abbastanza eh, semplice Ok, grazie Andrea. Allora abbiamo una prima domanda dal pubblico. Matteo chiede sì. se TAI è usabile solo con Azure o anche con altri vendor? No, è usabile anche con altri vendor. Eh, in questo momento, gli esempi principali che troviamo sulla documentazione di GitHub sono ovviamente per AKS e l'integrazione anche su GitHub è, è fatta proprio con AKS, però. Eh, ciò che produce è abbastanza eh, utilizzabile anche da un classico Kubernetes quindi va a creare delle, dei, eh, dei container Docker che possono essere messi su registry quindi registry non è un concetto di Azure eh, dei eh, container Docker non sono un concetto di Azure e poi va a creare dei file YAML che sono eh, digeribili da eh, una versione di Kubernetes quindi effettivamente a tutti gli effetti non è eh, Azure i sample sono ovviamente eh, marchiati Microsoft, perché è il prodotto Microsoft, però possono essere usati anche su altre, eh, altri cloud provider o eventualmente degli on-premise. Chiaro, e questo va anche un po' nel tema che abbiamo visto in vari, in vari talk eh, di eh, Docker e Kubernetes, cioè posso tranquillamente usare TI senza usare Docker e andando direttamente poi su Kubernetes, corretto. Assolutamente sì, eh, diciamo che questo strumento eh, consente di gestire sia la parte di sviluppo, ma potremmo anche utilizzarla per, eh, gli stessi comandi li potremmo utilizzare anche per rilasciarlo su un Docker Swarm, ad esempio, ad esempio se non vogliamo complicarci troppo la vita per la parte di produzione su Kubernetes, oppure eh, effettivamente lo strumento più professionale in questi ambiti dove ci sono dei microservizi è Kubernetes e quindi lo possiamo andare a sfruttare a pieno anche su, su quel mondo. Ecco. Pietro ci chiede, è possibile avere configurazioni diverse, ad esempio per gli ingress o per il numero di repliche, um, ad esempio per lo sviluppo locale o su diversi ambienti di deploy? Sì, eh, l'importante è cambiare il file di tai, quindi lui di default si aspetta eh, quello che è un file taliaml, ma se noi andiamo a crearci tai.deployment eh, oppure tai.development e così via, basta da command line andare a identificare qual è il file effettivamente di destinazione dove lanciare il comando e a tutti gli effetti possiamo switchare da un ambiente all'altro, mettere repliche, cambiare nomi, cambiare eventualmente dei pacchetti, perché magari in produzione usiamo dei pacchetti diversi o delle versioni addirittura diverse eh, di, di container, e quindi eh, a tutti gli effetti sì, eh, è utilizzabile tranquillamente. Anzi, visto che ci siamo, andiamo a vedere... Eh, dovrebbe esserci... ok... Qui c'è proprio la, la, la command line dove. È da chiedere alla regia di rimostrare il monitor. Sì, scusate. Grazie, okay. regia. Scusate. E quindi qui vedete <ride> che a livello di command. Eh, L'ho parto da Visual Studio. Eh, ok, qui a livello di command noi abbiamo tutti i comandi con il PAT. Il path eh, ovviamente non definendolo, perché facendo tie run eh, lasciandolo vuoto in poche parole, io vado a definire di prendere il file di default, quindi prendendo il file di default effettivamente va su tie ma basta cambiare il nome del file e lui va su un file diverso. L'unica seccatura ovviamente è creare due file, uno per ambiente e quello penso che sia eh, comunque il, il minimo, ecco, però per il resto diciamo che abbiamo la, la possibilità di far tutto. Un altro comando, ad esempio, eh, interessante è il push, quindi possiamo andare anche solo direttamente su registry e poi dal registry in avanti possiamo attaccarci delle pipeline diverse, così come possiamo fare anche l'undeploy, ovvero possiamo anche rimuovere l'intera applicazione, cosa che eh, non è sempre eh, nella continuous de eh, deployment, non è sempre fattibile, ma con Uh, tai and Deploy va uh, ad analizzare quello che è il file YAML e va eventualmente anche a togliere quello che era stato messo in precedenza. Quindi anche qui abbiamo comunque una funzionalità che non troviamo in tutti gli strumenti. Ecco. Chiaro, e hai detto che Tai ancora non è una versione stabile e ci stanno lavorando ancora. Come lo collochi nel, nell'ecosistema dei tool per la containerizzazione? Può essere uno strumento da iniziare ad usare nel, nel, proprio, eh, nel proprio lavoro quotidiano o magari lo usiamo ma lo teniamo un po' in disparte per vedere come evolverà? Allora, la cosa eh, molto interessante di questo strumento è che eh, lo si può utilizzare, secondo me, fino eh, al deploy senza problemi ha eh, una serie, ovviamente rispondono anche molto velocemente su GitHub, ho aperto un paio di issue anch'io e ho visto che sono abbastanza veloci a rispondere, eh, la cosa molto interessante, come dicevo un po' all'inizio, è questa, eh, che, que, questa eh, mh, diciamo, eh, utilizzo sia su Visual Studio Code, sia a livello di command line, quindi Vedete com'è semplice attaccarsi in debug, com'è semplice avere una dashboard con tutte le informazioni, com'è semplice eh, dimenticarsi di creare dei Docker file che non sono più necessari. Quindi andiamo a semplificare di molto, almeno per gli sviluppatori.net, così come anche per altre tipologie di sviluppatori, eh, andiamo a, svilu a semplificare di molto quelli che sono i file che di solito ci perdiamo anche ora, perché a volte magari quei file sono... Eh, scritti male o, o non sono stati aggiornati, non, è sempre, non sono sempre corretti oppure mh, a, a livello di microservizi, ovviamente la, la difficoltà di tenere tutto aggiornato non è così facile. Se c'è uno strumento che ci consente di scrivere meno codice e, e avere meno errori, TAI sicuramente è uno strumento che si può usare e secondo me. È già abbastanza maturo da lì a dire che magari faranno anche qualche altra feature ancora più figa. Non lo so, magari a container day 2022 lo possiamo vedere. Perfetto, perfetto. Io a questo punto ti ringrazio, Andrea. Spero di incontrare anche te alla prossima edizione fisica o anche a incontro DevOps che si terrà a marzo a Bologna. Visto che i temi sono, sono sempre questi. E a presto. Grazie a te, ciao a tutti. Oh, oh. う、oh.